Bentornati ad una nuova puntata della rubrica Bella d'Ognità. Oggi siamo in compagnia della nostra amica Maria. Buongiorno Maria. Ciao Annalisa, buongiorno a tutti. Io ti ho contattata perché ho seguito le puntate qui sul sito di Voci di Strada e mi interessava essere aiutata su magari un trucco da sera molto intenso, particolare. Allora, innanzitutto Maria, vediamo un attimino i tuoi gusti, come ti piacciono dei colori intensi come il marrone, il nero, o siamo sui toni, non so, magari un po' sul viola, su queste... No, mi piacciono più i colori sul nero. Quindi ti piace una bella sfumatura nera per gli occhi, molto intensa, uno sì, sguardo ammaliante. Va bene, con Maria non sarà difficile perché è una bellissima ragazza, quindi comunque esaltare in qualcosa già di bello non ci risulterà difficile. Allora, come al solito noi iniziamo con lo stendere un primer o una base per il trucco. Questo serve non solo per idratare la pelle, ma anche per favorire una maggiore tenuta del trucco che andiamo ad eseguire. Quindi prendiamo il primer, una piccola dose di primer, e lo stendiamo sul viso della nostra cliente. Allora Maria, raccontaci un pochino di te. Sì. Studi, lavori. Io studio economia. Bene. Allora, ascolta. Adesso ti faccio un'altra domanda. Tu solitamente usi il fondotinta, cos'è che metti? Il fondotinta. Quindi anche noi in questo caso procediamo all'applicazione del fondotinta. Facciamo vedere di nuovo la tecnica con la spugnetta, oppure possiamo usare anche il pennello per un fondotinta. Maria ha un bellissimo incarnato. Hai un colore quasi olivastro. Allora, ripetiamo un attimino come dobbiamo eseguire la scelta del fondotinta. Sicuramente dobbiamo scegliere dei colori che si avvicinino molto al colore del nostro viso, per non creare dei distacchi, quindi per non fare delle tonalità né troppo chiare né troppo scure. Quindi quando noi facciamo la prova del fondotinta durante l'acquisto oppure quando in profumeria, lo valutiamo sempre magari mettendo una piccola quantità di prodotto sotto al collo, perché a volte in modo sbagliato la valutazione viene fatta sul dorso della mano. Invece la colorazione della mano rispetto alla pelle del viso comunque è diversa, e quindi comunque andiamo a possiamo correre il rischio di scegliere un colore che non sia quello adatto alla nostra pelle. Tu Maria, a casa come lo applichi il fondotinta? Brava, poi nella prossima puntata magari facciamo l'applicazione col pennello. Allora, con la spugnetta è anche molto semplice, poi dipende dal risultato che vogliamo ottenere. Se vogliamo creare una base un po' più evidente, dobbiamo picchiettare in questo modo il prodotto senza trascinarlo. Se noi lo trasciniamo, non facciamo altro che applicarlo in un punto e portarlo in un altro. Alla fine sulla pelle del viso rimane poco quanto niente. Invece se vogliamo avere un effetto uniforme, picchiettare il prodotto in modo da avere una bella base uniforme. E la stessa cosa vale con il pennello. Se noi con il pennello applichiamo e trasciniamo, alla fine rimane poco prodotto, oppure andiamo a correre il rischio di fare delle zone in cui c'è il prodotto, delle zone in cui non troviamo prodotto. Dopo il fondotinta passiamo
a mettere un velo di cipria. La cipria, come vi ripeto, serve per fissare il fondotinta e in alcuni casi, per chi ha la pelle tendenzialmente grassa, serve anche ad opacizzare il fondo. Non lo sapevi? Non lo usi? No. Allora, se anche noi non abbiamo dei prodotti specifici per far durare il fondotinta, già con l'applicazione di una cipria, io consiglio sempre una cipria da un colore trasparente, perché non va a alterare il fondotinta che abbiamo applicato sotto. Quindi se abbiamo applicato un fondotinta che ci dà una pelle leggermente olivastra, con la polvere trasparente fissiamo solo, ma non alteriamo il colorito. Altrimenti possiamo creare, scegliendo delle polveri colorate, fare un colore diverso. Quindi consiglio alle nostre amiche a casa di usare sempre una polvere trasparente. Poi prendiamo, dovendo applicare un ombretto abbastanza scuro, prendiamo un po' di cipria per evitare che cada sul fondotinta e che sporchi, perché dopo, togliendo l'ombretto, possiamo creare delle macchie, posizionarlo sotto l'occhio e lo zigomo. Poi incominciamo con l'occhio. Innanzitutto facciamo una bordatura partendo dall'angolo interno dell'occhio, andando all'esterno in questo modo. Quindi bordiamo con una bella matita nera. Ci tracciamo anche una parte, un tratto leggermente più netto verso l'esterno, che poi andremo a sfumare in questo modo, che sarà la base sul quale applicare l'ombretto nero. Prendiamo un pennellino e incominciamo a sfumare la matita nella parte esterna dell'occhio, in questo modo. Dopodiché incominciamo con un bel ombretto nero. In questo caso ho preso anche un ombretto da un effetto scintillante, molto luminoso, anche perché dovendolo mettere di sera dobbiamo creare anche un bell'effetto particolare, vero Maria? Certo. Allora, dalla parte esterna dell'occhio andiamo a crearci una sfumatura verso l'interno dell'occhio. In questo modo. Intensifichiamo ancora un altro pochino il nero. Apri un attimo, Maria. E passiamo alla parte centrale dell'occhio. In questo caso seguiremo una sfumatura, però facciamo un bello stacco di colore. Innanzitutto applicheremo un ombretto nude in questo modo sulla palpebra mobile. E dopodiché sceglieremo di dare un tocco di colore. In questo caso ho scelto per Maria un bel dorato.
perché pensando ai suoi capelli con questo chatouche andiamo a fare una sfumatura col dorato. Ti piace, Maria? Allora prendiamo una polverina dorata e l'applichiamo sempre sulla parte mobile dell'occhio. Un altro po' di dorato per evidenziare il punto luce. Un effetto tipo un color carne, un color beige, capito? Come anche l'effetto che adesso si propone molto per le labbra, color nude, tipo come il mio in questo momento. Per esempio, io amo tantissimo il trucco, ma non riesco a caricarmi le labbra, quindi molte volte preferisco questo effetto, vedo non vedo. Te piacciono i colori intensi alle labbra? Sì, eh? Poi delle belle labbra molto definite, quindi ok. Allora andiamo ad evidenziare nell'angolo interno dell'occhio, andiamo a puntualizzare il dorato per creare un punto luce. Alza l'occhio verso l'alto e facciamo la stessa cosa sotto. In questo caso andiamo anche a creare una sfumatura sotto con la matita nera, quindi bordiamo l'occhio nella parte sottostante. E con un pennellino andiamo a crearci una sfumatura. Per non rimanere la bordatura netta, facciamo una sfumatura con il pennellino. Allora, prima di iniziare la nostra rubrica, tu mi dicevi una cosa: mi piace tanto l'eyeliner, ma... non so se sta bene. Allora, oggi mettiamo anche l'eyeliner, Maria. Allora, con l'eyeliner è un pochettino difficile, infatti ci vuole tanta, tanta manualità, quindi devi fare, diciamo, ogni volta che esci ci provi, piano piano, in modo da spratichirti. L'eyeliner è una delle cose un pochino più difficili. Non ci rinunciare. No, non ci rinunciare, dai. Piano piano. Tu ce l'hai l'eyeliner? Allora prendi anche l'eyeliner e poi facciamo delle prove. Allora, prendi un eyeliner, ecco qua, con una punta molto molto sottile, quindi ci teniamo molto vicini all'attaccatura dell'occhio, quindi nella parte infracigliare. E incominciamo dall'angolo interno verso l'esterno a tracciarci una linea. In questo momento sto stendendo un tratto abbastanza sottile. Poi, aprendo l'occhio, apri un attimo Maria, se ci rendiamo conto che vogliamo intensificarlo maggiormente, andiamo a riprendere di nuovo una quantità di prodotto, chiudendo di nuovo l'occhio, ci andiamo a rifare la riga, ispessendo un attimino il tratto. In questo modo apri e poi sempre col pennellino la parte finale l'andiamo a sfumare in questo modo. Spolveriamo
il prodotto che abbiamo applicato sotto. Allora, in questo caso io sto usando un pennello a ventaglio. Il pennello a ventaglio va a rimuovere tutta la polverina che è sul nostro viso. Se non abbiamo un pennello a ventaglio, con un qualsiasi pennello da fard, noi facciamo la stessa cosa. L'importante è che togliamo la cipria in eccesso. Passiamo all'applicazione del mascara. Allora, con l'occhio dritto in avanti, andiamo ad applicare il mascara. Il mascara è quello che dà maggiore risalto al nostro trucco. Anche se noi decidiamo di fare un trucco semplicissimo usando pochissime cose, il mascara è quello che ci va a rendere lo sguardo più intenso, più affascinante, tra virgolette. Questo è un alleato proprio per noi donne. È vero, Maria? C'è una grande differenza. Piano piano li mettiamo un pochettino sotto. Un poco più basso, Maria. Allora, adesso che abbiamo quasi terminato, facciamo una controllatina al nostro occhio. Se lo vogliamo intensificare, andiamo nell'angolo esterno e mettiamo ancora un pochino di nero per rendere lo sguardo più intenso, in questo modo. Guardami un attimo, Maria. E gli occhi che ridono. Sei molto solare, eh? Ed ecco qua, il trucco degli occhi di Maria è completato, però dobbiamo fare un'altra cosa. Guardando bene, dobbiamo andare a intensificare le sopracciglia. Partiamo dalla parte interna con dei piccoli tratti e ci andiamo a ridisegnare la nostra sopracciglia, creando un effetto sfumato. Con il nostro pennellino ce l'andiamo a definire. Allora, tu hai già una bella sopracciglia, però andandola un attimino a intensificare, lo sguardo è ancora più bello. Adesso si fa tanto, si è espressa tanto attenzione alle sopracciglia. Proprio negli ultimi periodi è la cosa che viene molto evidenziato ed è anche bello, no? È quello che dà lo sguardo a un viso. Ecco qua, abbiamo messo anche un punto luce sotto l'occhio e adesso procediamo alle labbra. In questo caso facciamo le labbra abbastanza naturali, non andiamo a mettere dei rossi, anche perché l'occhio è abbastanza evidente, quindi con una matita dal colore marroncino. Allora andiamo a ridisegnarci le nostre labbra. Metti qualche volta il rosso. Lo trovi troppo eccessivo, ma sicuramente per una serata magari particolare ti starebbe anche bene, non accentuando magari gli occhi, facendo soltanto una linea di matita, un po' di mascara, potresti anche intensificare le labbra, però va bene già così. In questo caso prendiamo un rossetto nude con il nostro pennellino.
andiamo alla stesura. Ecco, stendendo il rossetto amalgamiamo la matita che sembra quasi un tutt'uno, non deve esserci un distacco particolare tra la matita e il rossetto, quindi la matita serve soltanto da guida. Allora, questo è un effetto molto naturale. Se vogliamo un attimino accentuare questo effetto, possiamo andare con l'applicazione sopra di un gloss colorato che vada però a riprendere i colori del nostro occhio, magari soltanto nella parte centrale, in questo modo. Per rendere un effetto più luminoso, anche perché solo con il rossetto di prima era abbastanza matte, quindi non ti dava una gran luce e non era proprio per la sera, ragione. Quindi noi dal rossetto neutro, che andrebbe bene anche di giorno, con un pochino di lucido, ho messo qualcosa che richiama il dorato, andiamo a dare luminosità alle labbra, un altro pochino su, ecco qua, e anche le labbra sono a posto. Un'ultima cosa da fare è andare a rimodellare il viso. Non c'è bisogno di fare grandi cose con Maria, anche perché ha un viso ben proporzionato. L'unica cosa, andiamo a crearci un pochino una sfumatura di fard sotto lo zigomo, come vi ho fatto vedere già nelle altre puntate. Quindi prendiamo un fard dalle tonalità un po' marroncine, anche perché va a riprendere il colore dell'incarnato della nostra amica Maria, e lo andiamo a sfumare partendo dalla parte interna verso l'esterno, andando verso le labbra in questo modo. Se vogliamo giusto dare una definizione al viso, riprendiamo un altro po' di fard e andiamo a sfumare nei contorni del viso. Allora Maria, adesso abbiamo completato il nostro trucco, cosa ne pensi? Sì, grazie Annalisa. Prego. Grazie Maria. A Voci di Strada per aver iniziato questa rubrica e invito le altre a contattare Voci di Strada, è un'esperienza unica. Infatti, proprio a questo proposito, ricordiamo a chi ci segue da casa dove poterci contattare: a redazione@vocidistrada.it. Ci vediamo nella prossima puntata.